Buongiorno e benvenuti nella Cao Salon Academy di Milano. Prima di presentare quello che faremo oggi, vorrei fare una panoramica su quello che il mercato italiano richiede. In Italia abbiamo differenti tipologie di capelli. In prevalenza però abbiamo basi naturali castane, 5-6, tendenzialmente calde, con una struttura di capelli medio-medio-grossa. Molte di loro vogliono diventare bionde. Quello che desiderano è un colore che in realtà non hanno. In realtà vogliono un biondo naturale, luminoso, ma non giallo. In alcuni casi vogliono mantenere la loro base naturale, schiarendo principalmente solo le lunghezze punte. Fino ad arrivare alle clienti castane, che desiderano sfumature di colore naturali, ma non rosse, come una schiaritura naturale del sole d'estate. Adesso mettiamoci all'opera con le nostre tre modelle di oggi. Vi presento la mia modella Francesca. Su Francesca eseguirò un deep blonde contouring, valorizzando i lineamenti del viso. Adesso andrò a eseguire una tecnica di schiaritura a slice utilizzando il Silk Lift Strong più Silk Lift Control Pearl al 6%. Utilizzerò come strumento di lavoro la nostra color board con la stagnola. Continuiamo questa sequenza per tutte le due sezioni posteriori. La parte anteriore è stata suddivisa in quattro sezioni più piccole per curare al meglio il dettaglio dell'attaccatura e quindi evidenziare i lineamenti del viso. Al lavoro ultimato aspetteremo il tempo di posa, dopo risciacquo, Bond Pro 2, risciacquo del Bond Pro 2, brightener e successivamente tonalizzazione finale. Per la tonalizzazione finale su Francesca abbiamo scelto l'ultimo nato della famiglia Lumen, BB-10, applicato radice e lunghezze punte con il suo beccuccio. A tra poco per il risultato finale. Ed ecco l'effetto finale sulla nostra modella Francesca. Ciao a tutti, la mia modella si chiama Bianca e su di lei oggi effettueremo un soft balayage ricreando un effetto light and shade, ricreando biondo su medie lunghezze e punte, valorizzando la sua base e mantenendola assolutamente naturale. Su Bianca
Lavoreremo su una prima slice con la deco Control Pearl al 6%, creando un effetto molto naturale di balayage. Successivamente andremo a creare una slice molto sottile dove, grazie all'utilizzo di un low light, andremo a ricreare l'effetto light and shade. Una volta terminato il lato sinistro, proseguiremo nello stesso modo anche sul lato destro, terminando poi nella parte più alta. Nella parte frontale creeremo una prima microwave molto sottile da schiarire e proseguiremo poi alternando una schiaritura in balayage con una slice trattata con un low light. Una volta terminato il settore, eseguiremo la stessa tecnica anche nella parte opposta. Nella parte frontale, per enfatizzare l'effetto del balayage, partiremo con una schiaritura realizzata in microwave alternata ad una schiaritura in mano libera. Nel frontale non aggiungeremo il low light. Una volta finito il settore frontale, proseguiremo nello stesso modo anche dall'altra parte. Una volta terminato anche l'ultimo settore, la parte superiore la lasceremo naturale e terremo in posa il tutto per 45 minuti. Dopo il tempo di posa delle schiariture ho effettuato un brightener natural e adesso su bianca andrò a creare un bilanciamento di colore con Colorance. Per la base ho scelto una nuance tendenzialmente più cenere, mentre per le medie lunghezze e punte utilizzerò una nuance più neutra. All'interno delle miscele ho utilizzato i Pure Pigment per creare un effetto multidimensionale. Proseguiamo nello stesso modo dalla parte posteriore in direzione della parte anteriore. Teniamo in posa 25 minuti e successivamente risciacquiamo. Ed ecco il risultato finale su bianca. Per completare il suo look utilizziamo la linea Kera 6i.
Buongiorno, vi presento la mia modella Federica, con colori tipicamente mediterranei. Su di lei realizzeremo un ombre balayage con schiariture dai riflessi molto naturali. Iniziamo l'applicazione del colore di base con Cover Plus. Applicata la base, creo una sezione in diagonale dalla quale andrò a ricavare una macro wave. Nella ciocca inferiore andrò a saturare con il Colorants Cover Plus di base. Nella macro wave andremo a colorare nella parte esterna con Top Chic super schiarente, nella parte interna con il Colorants. Completo l'applicazione del colore eseguendo lo stesso schema in tutti i settori. Terminato il tempo di posa, abbiamo sciacquato e tonalizzato con Colorants. Preparo lo styling di Federica con KMS. Inizio applicando Quick Blow Dry di Thermal Shape come base di partenza, come start, e poi successivamente Volume Mousse del segmento Ad Volume. Successivamente applico Volume Mousse del segmento Ad Volume per conferire maggior texture ai capelli. We'll be right back.
Definiamo lo styling con delle soft wave utilizzando Therma Shape 2-in-1 spray e completiamo il look applicando Anti-Humidity Seal segmento Airstay. Lo styling di Federica è completato. Ci auguriamo di avervi trasmesso in questi pochi minuti la passione e l'entusiasmo che viviamo nelle nostre accademie in Italia. Grazie. A presto. Arrivederci. Ciao a tutti.